Buonasera a tutti, ho partecipato oggi all'incontro con il governo come conferenza delle regioni e in tale occasione come proprio conferenza abbiamo espresso il nostro disappunto per l'approvazione del decreto legge che è stato fatto nella notte e che sostanzialmente ha impedito di poter entrare nel merito di una parte consistente del DPCM perché già era stato inserito nel DL che diventa praticamente legge con effetto immediato. Abbiamo quindi ribadito come questa scelta sia una scelta che sicuramente crea delle situazioni di difficoltà a tanti cittadini che si vedono nella impossibilità di andare a trovare i propri parenti, di incontrare magari i nonni o i genitori anziani, che crea un differente modo di comportamento fra le grandi città e i piccoli comuni. Esistono situazioni di parenti che sono divisi da una linea di confine che si trovano magari a 500 metri di distanza. È una situazione che noi ritenevamo di dover rivalutare. Non abbiamo potuto evidentemente entrare nel merito. Il Presidente Conte ha detto che valuterà l'approvazione di FAQ che diano un'interpretazione lasca, ma io credo che questi fatti rischino di creare confusione. Ho quindi proposto al Presidente Conte di creare un percorso privilegiato, pur rendendomi conto del fatto che in questo periodo il lavoro del Parlamento è molto pieno di attività, di creare un percorso privilegiato o magari utilizzando anche delle situazioni tipo inserirlo in qualche provvedimento come emendamento, allo scopo di modificare questo decreto legge, proprio perché si debba eliminare questa che ritengo una sostanziale e ingiustificata limitazione della vita dei nostri cittadini. Il Presidente Conte ha preso atto della mia richiesta e vedremo magari anche di chiedere che i gruppi parlamentari procedano in questa direzione. Abbiamo poi parlato del DPCM e su questo ci sono alcuni appunti che abbiamo presentato al governo, ma sui quali mi sembra di poter dire che si possa trovare un accordo, per esempio l'approvazione delle linee guida per la riapertura degli impianti sciistici 7, noi le abbiamo mandate il 23 novembre, speriamo che vengano approvate con la massima urgenza, sulla scuola la partecipazione del prefetto, il ruolo che deve avere, una serie di questioni tecniche che non sono di molta importanza. Domande? Sì. Buonasera Presidente. Buonasera. Avete discusso, c'è la possibilità che la Lombardia prima di Natale metta in zona gialla? Ma questo dovrebbe essere automatico, nel senso che se i numeri che derivano dalle valutazioni dei parametri continueranno ad essere quelli di questi ultimi giorni, dovremmo entrare in zona gialla l'11 di dicembre, perché sono decorse le 2 settimane di stabilizzazione del dato. Quindi sarà un passaggio praticamente automatico o bisognerà fare una sorta di... È un passaggio automatico che però deve essere poi reso concreto da un provvedimento del Ministro della Salute come è stata nel passaggio precedente da rosso a arancione. Ma innanzitutto è sempre triste ascoltare questi numeri, è sempre innanzitutto doveroso rivolgere un pensiero di vicinanza a tutti i parenti delle vittime. Io credo che questo derivi dal fatto che il numero purtroppo dei decessi è l'ultimo numero che si abbassa, perché tiene conto di tutte le persone che sono ricoverate da tempo e che sono quindi nelle condizioni chi riesce a superarla di guarire e chi purtroppo non riesce a superarla di avere queste conseguenze. I numeri positivi sono che ancora i ricoveri si sono ridotti e anche i ricoveri in terapia intensiva si sono ridotti. Quindi per estrema chiarezza, quindi ha chiesto a Conte se si potesse fare una modifica al decreto legge,
Presidente Conte ha detto che il Parlamento è libero di decidere, quindi visto che vedo che anche da parte di altri partiti, c'è anche da parte della maggioranza, c'è qualche critica su questa scelta, mi auguro che si possa andare in questa direzione. No, non è possibile tecnicamente quello. All'interno dello stesso comune, l'impossibilità di uscire dal comune. Nelle giornate, io faccio riferimento al discorso per le giornate di Natale, perché quello prescinderebbe dal fatto che fossimo entrati in zona gialla, perché quello esiste anche per le zone gialle, questa limitazione. No, sullo spostamento interregionale non abbiamo chiesto niente. Quindi lei immagina una regione in cui si può muovere in quelle tre giornate liberamente? Questa è la richiesta che tutte le regioni, non io, tutte le regioni hanno richiesto. Grazie. Grazie.